Arsenale di Taranto, banchina lavori, 2 ottobre 2019, ore 18:30. 21 salve di cannone scandiscono gli ultimi momenti della vita operativa di due unità della Marina Militare. La fregata della classe maestrale Euro e il pattugliatore d'altura della classe soldato Aviere, andate in pensione rispettivamente dopo 35 e 36 anni di attività al servizio delle istituzioni e della collettività. L'atto formale di uscita dai ruoli del naviglio militare è stato l'ultima Marina Bandiera, presieduto dal capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe Capodragone, e dal comandante in capo della squadra navale, ammiraglio di squadra Donato Marzano, che hanno ricevuto le bandiere di combattimento dal comandante capitano di corvetta Giovanni Battista Tuli. Bandiere di combattimento che verranno conservate nel sacrario delle bandiere delle Forze Armate, all'altare della Patria a Roma. Con l'uscita di scena di nave Euro e di nave Aviere continua il processo di ridimensionamento e al contempo di ammodernamento della flotta della Marina Militare. Oltre l'orizzonte c'è la nostra legge, la legge di sostegno alla nostra canteristica, quella con la legge di stabilità del 2014 che ci dà un po' di respiro. Ovviamente siamo a metà percorso perché non è completato, però sicuramente il turnover delle unità navali c'è. Noi con le nuove unità che stanno entrando in linea continueremo a svolgere il nostro compito istituzionale come abbiamo sempre fatto e presumo quei risultati che abbiamo sempre garantito al Paese, e questo ovviamente è la parte, il prodromo per un prosieguo di questo avvicendamento alle unità navali, che deve per forza proseguire per il motivo che l'Italia è un paese non di mare, ma un paese marittimo, che deve quindi continuare nella sua opera.